capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Polifemo Eventi è a Sava in provincia di Taranto per una manifestazione, un evento davvero significativo, un evento di spettacolo dal profondo significato morale. La lotta che bisogna fare, la guerra che bisogna fare appunto contro la violenza sulle donne. Il nome dell'evento è La vita è bella, l'arte nel cuore, un evento organizzato dall'associazione Sava nel cuore in collaborazione con l'amministrazione comunale di Taranto e sono appunto con Giuseppe Mancini che è il presidente dell'associazione Sava nel cuore. Beh, una bella location, una splendida location, quella del parco nuovo di Via Aldo Moro, appunto qui a Sava, un insolito modo per far riflettere le coscienze su un tema così significativo e purtroppo attualissimo nei nostri giorni, la violenza contro le donne. Vediamo i continui femminicidi, ma anche quella violenza silenziosa, strisciante, subdola, ancor più pericolosa. Sava nel cuore CLS, come amo sottolineare spesso, l'acronimo CLS, cuore, leggerezza, sinergia, presente nella nostra comunità da marzo come associazione ufficialmente. In realtà è iniziato questo percorso di sensibilizzazione affinché insomma, tutti quanti possiamo comprendere l'importanza della donna all'interno della comunità, il rispetto nei confronti della donna, ma soprattutto la sensibilità nel denunciare anche quella che è la violenza, spesso, come dicevi poc'anzi, subdola, silenziosa, che si nasconde. A volte anche la cultura stessa della nostra comunità, di alcune donne stesse, mamme, che dicono alle proprie figlie fate silenzio, sopporta. Noi invece siamo qua per gridare quasi, e paradossalmente, e dire a tutte le donne, giovani, meno giovani, non lasciate violentarvi, non lasciate che ci sia sopraffazione nei vostri confronti. Qui a Sava abbiamo una realtà che combatte una lotta direttamente in campo, il CIF, Centro Italiano Femminile. Approfitto anche per invitare tutti quanti a far riferimento per quanto riguarda la cittadinanza di Sava al CIF presente in via Garibaldi, proprio per questo motivo. Qui abbiamo un'area ludico-ricreativa molto, molto bella. È nuova. È riduttivo chiamarlo parco perché è un'area pluriattrezzata. Esattamente, non è propriamente un parco, come dicevi tu, è un'area pluriattrezzata per lo sport, per i bambini, ma anche per eventi di cultura. Ed è bello vedere tutta questa luce e tutta questa partecipazione all'interno del parco. La violenza sulle donne. Un'emergenza nazionale in questo periodo. Quando si parla di violenza sulle donne si pensa sempre e quasi giustamente agli uomini che fanno violenza sulle donne, però rispetto al patriarcato, alla cultura del patriarcato, dovremmo anche prendere in considerazione il problema di quanto riescono alcune donne ad essere stronze con le altre donne. E allora stasera cerchiamo innanzitutto di smontare il fenomeno inquietante di donne che senza alcuna consapevolezza se ne vanno in giro proclamandosi femminista. Ehi, che io sono femminista!
con aggressività, con inutile pathos, facendosi prendere per pazze dalle altre donne e soprattutto facendosi prendere per culo dagli uomini. E allora che cos'è questo femminismo? Ma soprattutto la vera domanda è: esiste ancora il femminismo? Storicamente lo sappiamo tutti. A tutti, grazie Giuseppe per le belle parole. Io ringrazio prima di tutto l'associazione Sava nel Cuore per questa manifestazione. Tutti, il presidente Giuseppe Mancini, la vicepresidente Michela Cerfeda, tua co-presentatrice insieme a te di questa serata, tutti gli amici dell'associazione Sava nel Cuore. Ringrazio i cittadini che sono presenti, che sono stati presenti qui questa sera. Sono qui con su questo palco accompagnato dalla consigliera comunale delegata alle pari opportunità Annalisa Toma, che si soffermerà un attimo poi sul tema della serata. Giuseppe parlava di questa area attrezzata, è una zona nuova che abbiamo voluto riqualificare. Voi tutti ricordate che era un campo di patate, possiamo dire così. Oggi è una bellissima realtà a disposizione della cittadinanza, va migliorato in alcuni suoi aspetti, ma sicuramente è un luogo che può essere sfruttato e che già stiamo cominciando a sfruttare con lo spettacolo di questa sera, che è il primo spettacolo, Giuseppe, che noi insieme alla loro associazione realizziamo in questa area. Ce ne saranno altri. È un'area attrezzata che può essere utilizzata per trascorrere alcune ore della giornata per leggere, ci sono delle zone appunto dedicate alla lettura, per fare fitness, è l'area di fronte a me, c'è l'area poi ludica qui per i bambini alla mia sinistra, si può correre, ha una forma particolare che è un'ellisse, come avete potuto vedere, con al centro quest'area su cui c'è questo campo di terra battuta che è stato pensato dal progettista architetto Massimiliano Saracino, che ringrazio, come luogo dove i bambini possono giocare, possono andare in bici, possono giocare a pallone, quindi possono fare tutte quelle cose che si facevano un tempo e che si sono un po' perse oggi. Quindi questa è la logica di questa area attrezzata. Noi pensiamo che possa essere apprezzata dai savesi e non solo dai savesi, anche durante l'estate abbiamo visto, soprattutto nelle ore serali, essere sfruttata, essere frequentata da tanti cittadini, anche da tanti amici che vengono da fuori. Di giorno chiaramente un po' più difficile viste le temperature che abbiamo avuto quest'estate, ma pensiamo che in autunno e in inverno sarà utilizzata ancora di più e poi nella primavera ancora di più ancora. Quindi io sono contento di questo, sono felice di questo spettacolo questa sera, veramente di qualità, e auguro a i bambini sono a casa, ma oggi è cominciata la scuola nell'istituto comprensivo Papa Giovanni, il 20 comincerà presso il Bonsegna, quindi auguro ai bambini, magari lo farete voi nella veste di genitori o di nonni, buon inizio di anno scolastico a tutti. La vita è bella, l'arte nel cuore, questa manifestazione, questo evento dal profondo, dai profondi significati sociali, ha una bella, bellissima location, qual è appunto il nuovo parco, sito a Sava in via Aldo Moro. Siamo con l'avvocato Dario Iaia, sindaco di Sava, appunto, sindaco, un sito, una location che si presta a questo tipo di eventi, stante appunto la sua ampiezza. Assolutamente sì, questa è un'area attrezzata molto grande, sono 5.000 metri quadrati che abbiamo messo da poco a disposizione della nostra cittadinanza, appunto su via Aldo Moro. È un'area particolare, nel senso che è stata studiata dal progettista architetto Massimiliano Saracino, che ringrazio, in maniera precipua, nel senso che abbiamo questa grande area centrale all'interno di questa ellisse, all'interno della quale si possono svolgere spettacoli come quello di questa sera, montando un grande palco con le sedie e tutto il resto, ma durante l'anno e durante la giornata può tranquillamente essere utilizzata dai bambini, dai ragazzi per giocare a pallone, per correre, cose che si facevano un tempo e
anche i ragazzi oggi fanno molto meno. A parte questo, poi anzi oltre questo, all'interno di quest'area attrezzata c'è tutta un'area fitness che viene già utilizzata dai savesi e non solo, un'area giochi per i bambini, un'area lettura, quindi veramente... Un parco pubblico attrezzato, come si suol dire. Attrezzato assolutamente, con tutto quello che è necessario in una zona poi periferica dove ci sono anche delle strutture sportive private, peraltro si può anche correre attorno a queste ellisse, quindi veramente un'opera che io credo che possa essere apprezzata dalla nostra cittadinanza. Io vorrei fare un omaggio al sindaco che è diventato da qualche giorno anche socio onorario della nostra associazione. Spiego brevemente perché l'associazione ha voluto il sindaco pro tempore, in questo caso l'avvocato Dario Iaia come associato, non per una questione politica, perché a volte si fraintende. È una questione istituzionale perché lui è il sindaco del nostro paese e soprattutto perché in tutto questo periodo, in queste settimane passate, mesi passati, abbiamo avuto modo di lavorare in sinergia per il bene della nostra comunità. Abbiamo visto la passione, a volte anche la tristezza, la solitudine, perché ci sono di quei momenti. Non pensate che l'organizzazione della comunità sia una cosa semplice. Io non voglio fare un assist al sindaco in questo caso, non c'entra niente, è una testimonianza che sto rendendo. Dietro un'organizzazione ci sono delle responsabilità, spesso anche un po' di solitudine, perché a volte siamo abituati a criticare, a volere recinti, a non voler essere aperti alla bellezza. E noi in questo tempo trascorso con il sindaco abbiamo lavorato fianco a fianco, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, perché comunque l'associazione va per il proprio cammino, l'amministrazione va per il suo cammino chiaramente. Insieme abbiamo collaborato e quindi ti vogliamo omaggiare, hai già il cucchiaino tessera dell'associazione che sta a indicare lo svuotamento dell'indifferenza. Noi ti regaliamo la maglietta di Sava nel cuore. Grazie. È una L. Grazie, dovrebbe andare bene. Dovrebbe andare. Io avrei voluto far partire la canzone adesso spogliati. Mi sfugge il titolo della canzone. Questa sera messaggi profondi fatti con la musica, con il cabaret, con una forma d'arte. Sì, abbiamo voluto l'arte nel cuore. L'arte nel cuore, insieme a Sava nel cuore, che è una bellissima associazione savese che ringrazio, abbiamo voluto improntare uno spettacolo che centrasse come obiettivo quello della violenza sulle donne, ma il nostro il senso, diciamo, di questa manifestazione, il significato che noi vogliamo dare a questa manifestazione è quello di incentivare le donne che subiscono violenza domestica, violenza da parte di familiari molto spesso, di andare a denunciare, avere il coraggio di fare denunce presso i carabinieri, presso le forze dell'ordine, ma anche presso i servizi sociali dei comuni o rappresentando ad amici o parenti la problematica che si vive all'interno della propria abitazione. E il marito niente le dice che tutte le mattine se ne va al bar? Oppure nel caso di donne che denunciano il marito per maltrattamenti, io sento prima di tutto le donne commentare: vado per uno schiaffo tutto sto casino a rovinare le famiglie proprio, quella che ci aveva un altro e cercava la scusa per separarsi dal marito. Dura realtà. Cedo la parola ad Annalisa, con la quale insomma siamo entrati immediatamente in sintonia. Verissimo, grazie Giuseppe per avermi invitata, avermi coinvolta, anzi questa sera io ringrazio tutti voi per essere qui. È una bella realtà questa, è uno spettacolo bellissimo, il titolo La vita è bella, ricordiamocelo sempre anche quando andiamo a casa, perché il senso della serata è portare un pezzettino di quello che abbiamo visto a casa che ci porti poi a riflettere. Il tema delle pari opportunità è un bel tema, caro Dario, ne abbiamo parlato tante volte, noi siamo entrati nelle scuole spesso e volentieri con Luigina che è qui
con il CIF, perché quando si parla di pari opportunità parliamo sempre di donne, è giusto, meraviglioso mondo delle donne, e dimentichiamo qualche volta di parlare anche degli uomini, però anche gli uomini hanno le loro problematiche, anche gli uomini subiscono soprusi, violenze, anche nell'ambiente familiare. Io anche per lavoro incontro uomini e donne che spesso vivono proprio in famiglia delle realtà assolutamente denigratorie del proprio essere, uomini che vanno a lavorare e poi non vengono rispettati né dai figli né dalla moglie, viceversa donne che sono relegate a fare le mamme, le casalinghe, e non sono libere di essere quelle che vorrebbero essere. Allora, noi spessissimo siamo entrati nelle scuole grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici di Sava, perché io dico che vanno forgiati i ragazzi, vanno educati i nostri ragazzi, e loro con grande entusiasmo, io ricordo quando facevano i convegni a scuola, era quel giorno buttato lì, non studiavi, non ti interrogavano, quindi tu parlavi con l'amica, andavi in bagno, prestavi pochissima attenzione. Beh, io sono rimasta veramente piacevolmente colpita dai nostri ragazzi, perché ogni volta che andavamo a parlare di pari opportunità, di parità di genere, di essere liberi, erano loro a dare l'entusiasmo a noi, erano loro a farci le domande. Mi ricordo, racconto solo questa, una ragazzina, che non so se te la ricordi Luigina, mi rivolgo a te perché ci sei sempre stata, che a un certo punto a un convegno si è alzata e ha detto: sapete, io vivo in una famiglia dove io e mio fratello siamo sempre stati trattati nello stesso modo da bambini, stessa educazione, stessi valori etici, morali, la mamma e papà ci hanno considerato sempre allo stesso modo, abbiamo giocato con gli stessi giocattoli, tutto uguale, fino all'adolescenza. In adolescenza cambia tutto, tutto quello che mio fratello può fare io non lo posso più fare, e cominciano a dirmi tanti no, non puoi vestirti così, non puoi andare in quel bar, devi uscire e tornare prima, perché io sono uguale a mio fratello, io ho gli stessi insegnamenti, lo stesso rispetto che ha avuto mio fratello, perché non lo posso fare? E allora lì la risposta è sconcertante, perché io l'ho chiesto a mia madre mi ha detto: ma non sono io che non mi fido di te, perché io so come ti ho educato, ma gli altri cosa devono dire? Allora, essere liberi vuol dire abbattere il pregiudizio, il condizionamento, e forse noi questo dovremmo fare, no? Perché noi adulti abbiamo la capacità forse di cambiare le nostre vite, però i ragazzi no. Quindi aiutiamoli a crescere non inseguendo dei sogni, ma potenziando quello che loro sono, le loro potenzialità, facciamoli crescere convincendoli che possono essere liberi, che possono fare davvero quello che vogliono nei limiti del rispetto di se stessi e verso gli altri. Ci vuole un grande coraggio ed è sicuramente faticosissimo. Io ho tre figli maschi e i miei tre figli maschi io li faccio crescere come persone, punto, non come uomini, non come donne, come persone. Faranno quello che vogliono, è difficile perché noi ci proiettiamo nei figli, no? Quindi magari vorremmo che fossero qualcosa, ma loro saranno tutt'altro. Quindi aiutiamoli ad essere liberi. La vita è bella, viviamola senza sovrastrutture. Grazie. Annalisa Toma, consigliere comunale di Sava, delegata alle pari opportunità. Beh, parliamo di temi forti, la violenza sulle donne, il principio della parità, e sono certamente ambiti del suo operato amministrativo. Assolutamente sì, sono diversi anni che ormai ci muoviamo a passi lenti e con tanto tatto proprio per parlare alla nostra comunità della parità di genere, delle pari opportunità. Io ricordo sempre che noi parliamo spesso e volentieri purtroppo di femminicidio, di violenza sulle donne, e dimentichiamo proprio nell'ambito delle pari opportunità di parlare anche di quelle che sono le violenze che ricevono anche gli uomini giornalmente. In questo senso le pari opportunità. Esattamente, per quello bisognerebbe affrontare a tutto tondo questa tematica e cercare di capire quali sono veramente le sovrastrutture che in qualche maniera condizionano il nostro essere uomini e donne libere. Ho scelto questa poesia, anche se è un po' datata, proprio perché in tema con la serata, e soprattutto perché in questa poesia è ricorrente la frase: la vita è bella. Quello che le donne pensano. Ho guardato il cielo e ho visto volare un aquilone. A piedi nudi ho incominciato a correre sul prato per inseguirlo. E con la mia ingenuità di bambina ho pensato:
La vita è bella, la natura è bella, tutto quello che intorno a me è bello. E ho continuato a correre e a sorridere felice. Ho guardato il cielo e ci ho disegnato un cuore. Dentro ci ho messo un volto, quello di una persona che mi ha fatto battere il cuore per la prima volta. E con la mia incoscienza di adolescente ho continuato a pensare. La vita è bella, mi ha regalato l'amore, mi ha fatto scoprire dolcissime emozioni, estasianti sensazioni. E ho continuato sorridente a guardare il cielo. Ho guardato il cielo e ci ho visto una nuvola. Nella nuvola ancora un volto, quello della persona che mi aveva fatto battere il cuore, che mi aveva regalato dolcissime emozioni. E con la mia fantasia ho pensato, la vita è bella, ma a volte fa male. Ma ho continuato a guardare il cielo, mentre una lacrima mi rigava il volto. Ho guardato il cielo e l'ho visto pieno di nuvole. Un'immane tristezza, un freddo improvviso intorno a me. E con il mio dolore ho pensato, non vale la pena vivere se bisogna soffrire. Non vale la pena lottare se alla fine si deve perdere. E ho abbassato gli occhi senza più guardare il cielo. Ho guardato in giù e ho visto la terra, ho rivisto la natura, ho rivisto l'aquilone, ho rivisto gli uomini. E fra tutti ho rivisto chi mi aveva fatto battere il cuore e poi all'improvviso gli aveva impedito di battere. E con la mia immaterialità ho pensato, la vita era bella e andava vissuta. La vita era amore, non poteva essere dolore. La vita era mia, non era sua. Grazie. Spesso siamo cattive, stupidamente cattive con le altre donne. Sì, perché ci sono quelle che vivono in ciabatte e quando vedono una donna camminare su un tacco 12 pensano in modo moderato, ma magari muore quella. Ci sono le donne che ogni giorno su Facebook augurano una giornata meravigliosa di sole a tutte le mie amiche. E quelle che pensano, ma sti cazzi voi, l'importante è che sta qui. Beh, l'evento si apre con la performance di Daniela Baldassarra e il suo cabaret. Parliamone. Si apre e si chiude, nel senso che darò fastidio all'inizio, in mezzo e alla fine. Insomma, una croce, scherzo naturalmente. Esatto. Allora, stasera la serata è dedicata al tema della violenza sulle donne. Stasera cercheremo... Un argomento serio. Assolutamente sì, ma stasera giocheremo proprio su questo. Cercheremo di parlarne in modo inusuale, cioè non con tonalità, drammatiche, serie, ma attraverso il grande strumento di comunicazione che è l'ironia. Quindi non parleremo solo di violenza sessuale o di femminicidi, parleremo di tantissime sfaccettature di violenza, anche della violenza che fanno le donne sulle altre donne, perché non dobbiamo dimenticare che la mancanza di complicità e di solidarietà femminile è alla base del patriarcato. Beh, un modo insolito, sorridendo per lanciare messaggi, magari questi messaggi che sono profondi, che hanno una valenza sociale importante, arrivano meglio con il sorriso, con la battuta. Assolutamente, arrivano meglio soprattutto agli uomini, perché gli uomini tocca prenderli in giro per farsi ascoltare, perché se li affronti seriamente loro si fingono morti. Invece li risuscitiamo. Ci proviamo. Grazie. Con su amor.
Saracino. E andiamo alla scoperta dei vari gruppi artistici musicali che si stanno esibendo. È la volta di Shana Tova, musica ebraica. Questo già nome Shana Tova mi ha incuriosito. Musica ebraica, qual è il messaggio che si vuole lanciare? Siamo con la leader del gruppo, ti chiami? Nadia Martina. E allora Nadia, il messaggio, il significato di questa musica, che peraltro è un qualcosa che di molto particolare, non è musica commerciale, ma è un qualcosa di profondo. E ricordiamo che qui abbiamo Nadia, ma abbiamo ovviamente il resto del gruppo della band. Della band. Posso chiamarla band? Ensemble, va. Ensemble. Più bella. Allora, il messaggio è già racchiuso nel titolo del gruppo, Shana Tova, che significa buon anno in ebraico. Quindi noi comunque un messaggio sempre molto positivo. Specialmente dopo tutto quello che abbiamo patito con la pandemia. Esatto, un messaggio più che positivo e anche un voler ricordare che tutte le tradizioni musicali e tutte le culture alla fine si somigliano e soprattutto vogliamo anche ricordare come quanta Puglia ebraica esista ancora oggi e molti di noi ignorano le radici ebraiche che abbiamo. Thank you.
nata questa passione musicale? Oh, la passione nasce... Qualcuno potrebbe dire che è una musica di nicchia, esatto. Ma a noi non ci interessa la musica né di nicchia né la musica commerciale, ci interessa il significato, appunto, ciò che si vuole trasmettere. Noi ci occupiamo in particolar modo della musica profana ebraica, quindi sentirete come le sonorità sono tanto simili alle musiche popolari di tutto il mondo, e in particolar modo ci occupiamo di musica sefardita, che riguarda gli ebrei della Spagna del Medioevo, e la musica ashkenazita, che parlavano lo Yiddish e sono gli ebrei che vivevano in Europa e che sono stati sterminati durante la Shoah. Buonasera a tutti! Vengo le mani, buonasera, la vita è bella! A tempo con voi! Fatemi sentire un po' con le mani e poi anche con i piedi! E luci in banda! Una serata con tanti temi profondi, ma anche con tanta carica di vita, di energia, come la pizzica. E siamo con il gruppo Beddu Chi Balla, Bello Chi Balla è il nostro dialetto salentino. Siamo con un volto femminile, perché questa sera, questa serata è dedicata alle donne. Ti chiami? Daniela Mazza. E allora Daniela, parliamo di questa grande passione per la pizzica, perché è una passione, ma vediamo anche i maschietti intorno, qualcuno più grande, qualcuno più piccolo. La pizzica, la musica, l'energia non conosce età. Non mi rubare il microfono. No. Scherzo. Va bene. Allora, poi magari ballo pure io la pizzica. Ma perché no? Perché il nostro progetto Beddu Chi Balla... Me la dovete insegnare. Assolutamente sì. Vuol dire appunto Beddu Chi Balla, è bello colui che balla. Però non solo, è bello colui che si mette in ballo. È bello colui che partecipa attraverso un sorriso, attraverso il ballo stesso. E quindi questo nome, che ha in sé una certa vitalità, vuole esprimere proprio questo, tanta energia e tanta passione per la nostra musica, musica attraverso la quale noi vogliamo semplicemente parlare della nostra storia musicale, della nostra storia territoriale, e quindi valorizzare il nostro territorio. Thank you.
voi volete mettere la pizzica con la sua carica. Io non sono un ballerino, non lo diventerò mai, però almeno, chissà, poi non poniamo limiti alla provvidenza, però almeno in questa vita, poi in una vita futura, chissà. Ora, a parte gli scherzi, però ti dà proprio quell'energia e coinvolge anche chi non è ballerino, si sente preso da questa atmosfera di vita, perché diciamocelo, con il lockdown abbiamo perso tanti momenti di socialità e invece così, questa è una carica di adrenalina. Sì. Beh, Duciballa vuole essere appunto questo, cercare di far rimanere le persone connesse tra loro, tra noi, proprio attraverso il nostro ritmo, il ritmo del sud, il ritmo della pizzica pizzica. Inoltre per noi pizzica pizzica non vuol dire soltanto ballo, però vuol dire anche ascoltare, vuol dire anche sentire, e soprattutto questa sera abbiamo scelto dei brani, visto il tema delicato, la violenza sulle donne, abbiamo scelto dei brani particolari che fanno parte del repertorio coreutico musicale della nostra terra, che parlano appunto di donne, e valorizzando la categoria, e abbiamo anche scelto un ospite, Claudio Durante De Vittorio, che è autore di alcuni brani veramente molto profondi, che invitiamo tutti ad ascoltare e a sentire. Bellissima, accattivante e coinvolgente musica popolare, si conclude questo speciale Polifemo dedicato essenzialmente alla donna, la vita è bella, l'arte nel cuore, un modo diverso per combattere la violenza contro le donne, un modo diverso ma forse ancora più incisivo.